contro coloro che hanno scelto di abbandonare il movimento prima di me, perché avevano le loro ragioni e io non sono nessuno per giudicarli. Il nostro percorso con il 33% è iniziato come forza di governo, imponendo cambiamenti che il movimento non ha saputo supportare. Ho ammirato Conte per la sua attività da premier, ma ne sono rimasta delusa come capo politico, e bisogna anche dire che tra i due ruoli c'è davvero un mare di differenza, e si vede. Come premier sapeva che le decisioni che doveva prendere le doveva prendere per responsabilità, quindi oggi, perché doveva governare, quindi oggi mi chiedo: cos'è cambiato? Ora che sta nel movimento, cos'è cambiato? Perché non dovremmo prendere decisioni per responsabilità, come è nato appunto il governo Conte 2, come è nato il governo Draghi? In questi anni di lavoro, e voi sapete tutti i progetti che ho portato avanti, la statale 693, sono stata sempre a fianco per il progetto della seconda stazione, sono stata a fianco del territorio del Gargano per tutte le problematiche che ha comportato, sono stata a fianco di coloro che ovviamente combattono ogni giorno l'illegalità, la mafia, con la richiesta a gran voce dei presidi. Il mio lavoro è sotto gli occhi di tutti e in questi anni ho sempre seguito quello che il movimento e gli iscritti mi hanno indicato di fare, e soprattutto ho seguito il mio buon senso, perché l'ho fatto anche quando nei territori, e voi lo sapete benissimo perché avete raccolto tantissime lamentele, si alzava un forte vento di disaccordo, perché si cresce, si matura comprendendo che hai una responsabilità e i tempi cambiano. Il movimento era il nuovo, oggi non lo è più. Domandiamoci il perché. Questo lo dobbiamo fare. Dopo gli stati generali c'è stato uno scollamento sempre più evidente con la base degli attivisti, ma non solo. Gli amministratori 5 Stelle, che ce ne sono di davvero bravi, riconfermati al secondo mandato, abbandonati. Sarebbe un peccato perdere un bagaglio di competenze così straordinario per una regola facilmente superabile. E per superabile intendo che bisogna essere lungimiranti per capire come poterla superare. Dopo una pandemia di 2 anni e mezzo, la guerra è in corso, lo scenario mondiale è completamente cambiato. Sulla ricandidatura ve l'ho detto, non ci pensavo minimamente, io non ho avuto nessun contatto, nessuno mi ha detto che non mi candidavo o che mi candidava, non ci ho pensato minimamente. Sostengo il governo perché linearmente per me questa è coerenza, l'abbiamo sostenuto fin dall'inizio, per me va ancora sostenuto fino alla fine della legislatura. E giungo che io credo molto nella lealtà politica e che non voglio parlare di una scissione, ma io definisco questa una separazione naturale di persone che hanno di una componente più dinamica, pronta ai cambiamenti all'interno del movimento, rispetto ad una che non riesce ad essere dinamica in questo percorso. Lei è stata una grillina della primissima ora, ha fondato Meetup, eccetera. Una curiosità mi veniva anche sulla democrazia diretta. È definitivamente fallita oppure si può ricominciare anche con una piattaforma nuova? Questo non lo so, il progetto è tutto da definire. Mi auguro che invece ricominci il movimento con un po' di democrazia partecipata, perché in questo momento gli attivisti sono diventati dei meri ratificatori e hanno anche loro una dignità, e penso che con il tempo capiranno cosa e che scelte fare.